Benvenuti su Tech Today, sono Simone, oggi vi porto un prodotto della Dreamy. Circa 3 mesi fa avevo provato l'L10 Pro, un robot che mi era piaciuto tantissimo, potentissimo, con un'ottima intelligenza artificiale. In verità paventavo solo l'introduzione di una base per l'autosvuotamento, come siamo abituati a vedere negli ultimi modelli di quasi tutti i brand e nei prodotti soprattutto top di gamma. Dreamy ha deciso di accontentarmi, oggi vi mostro lo Z10 Pro che ha le stesse qualità dell'L10 Pro, ma finalmente con una base per l'autosvuotamento. Andiamola a vedere. Eccolo qui il corpo macchina dello Z10 Pro, esattamente identico a quello dell'L10 Pro, 350x350, alto 96 mm, 3,7 kg. Cambia solo il colore, che è grigio rispetto al nero, e mi piace anche di più effettivamente. Ritroviamo i soliti 3 pulsanti per il ritorno alla base di ricarica, pulsante di accensione e la pulizia spot, che può essere quindi avviata senza interagire con l'app. Torretta laser per la navigazione, che si occupa fondamentalmente della mappatura della stanza e l'orientamento all'interno della stanza. Invece nella parte frontale troviamo un sensore ottico, quindi una fotocamera fondamentalmente, che crea un'immagine 3D della stanza ed è in grado di riconoscere gli ostacoli con molta precisione. Che vantaggio ci dà? Questo ci dà il vantaggio di poter evitare un ostacolo già a priori, risparmiando tempo e anche batteria, fondamentalmente quindi una navigazione avanzata e più intelligente. Ritroviamo ovviamente qui il cassetto per la polvere, 400 ml, leggermente più piccolo quindi dell'L10 Pro, perché una parte è stata sacrificata per l'interazione con la base per l'autopulimento, però fondamentalmente abbastanza capiente, e poi ci interessa poco proprio perché poi fondamentalmente va a svuotarsi da solo, quindi la capienza in questo caso non è neanche tanto importante, e il solito pettinino per la pulizia. Nella parte inferiore troviamo altri 6 sensori che fanno da sensori anticaduta e da riconoscimento dei tappeti, che in questo modello è molto avanzato. Addirittura tramite l'app possiamo selezionare il livello di sensibilità, che è una cosa che non avevo effettivamente mai visto. È molto utile perché alcuni tappeti più troppo sottili magari non vengono riconosciuti. Con lo Z10 Pro questo non avviene. Ritroviamo ovviamente il solito bumper anticollisione, le ruote ammortizzate che permettono di superare ostacoli di fino a 2 cm, la spazzola che può essere rimossa per essere ripulita. Qui siamo più o meno una dotazione classica, e questi che vedete sono proprio i fori con il quale il robot interagisce con la base per lo svuotamento. Perché sono due? Perché la Dreamy utilizza un sistema particolare che non ho mai visto. Fondamentalmente da un lato soffia e dall'altro aspira, creando quindi un ricircolo di aria che è fondamentale per non creare ostruzioni. Cosa che succede non di frequente, ma succede sugli altri modelli, dove c'è solo l'aspirazione. Se all'interno del cassetto della polvere ci sono magari residui molto grandi, possono ostruire alla lunga il condotto di aspirazione, che diventa anche sempre un po' più alla lunga sporco e tende ad ostruirsi. Invece qui il grande vantaggio è che da un lato soffia, quindi spinge la polvere fuori, e dall'altro l'aspira, creando quindi un effetto circolo che evita le ostruzioni. Gran figata! Ma la caratteristica più importante che troviamo in questo prodotto è la sua potenza, un motore da 600 watt che sprigiona una potenza di aspirazione di 4000 pascal, che sono tantissimi. Guardatevi in giro gli altri prodotti, anche i migliori si attestano sui 3000, spesso sotto i 3000, quindi il salto fino a 4000 è enorme, e all'atto pratico si vede bene anche utilizzando la potenza media. La capacità di aspirazione è nettamente superiore, io me ne accorgo dai tappeti soprattutto, che sono le situazioni più difficoltose per un robot. Con questo prodotto tira decisamente su parecchia più roba e possiamo paragonarlo a un livello di soddisfazione di un aspirapolvere classico. Veramente mi ha sorpreso, e mi ha sorpreso anche la capacità di fonoassorbimento. Non è un prodotto particolarmente rumoroso, 80 decibel alla massima potenza. L'L10 Pro era un pochino più silenzioso, 65, probabilmente per fare spazio ai canali per l'autosvuotamento è stato sacrificato una parte della capacità appunto di riduzione del rumore. Comunque ottimi livelli, ma soprattutto appunto una potenza di aspirazione che mi ha veramente stupito, come mi aveva stupito nell'L10. La ricarica.
Ci siamo trasferiti in cucina, così vi mostro la base per l'autosvuotamento, che è questa qua. Fondamentalmente quindi il robot, quando avrà finito di pulire, tornando alla base, si svuoterà e trasferirà lo sporco da qui all'interno della base. È possibile sceglierlo se farlo dopo ogni pulizia, oppure dopo ogni due o ogni tre. Due cose fondamentali di questa base che mi sono piaciute, di una ve l'ho già accennata: ha un sistema particolare, ha un canale fondamentalmente che lavora a due vie, da un lato soffia e dall'altro aspira, questo evita che si formino ostruzioni, è una cosa molto importante perché sarebbe molto complicato e molto fastidioso effettivamente poi intervenire per rimuovere le ostruzioni. Un'altra caratteristica veramente unica di questa base di autosvuotamento è il sacchetto, sì, perché lo sporco finisce tutto in questo sacchetto, questo vale per tutti gli aspirapolveri, ma è un sacchetto extra large, 4 litri, la casa lo stima per una durata di circa 2 mesi di pulizia, è difficile fare una valutazione in questo senso. Una valutazione invece oggettiva la possiamo fare confrontandolo agli altri prodotti, considerate il Roborock S7, Roidmi Eve Plus che abbiamo anche recensito, anche il Viomi V9, tutti hanno un sacchetto da 3 litri, questo ha un sacchetto da 4 litri, il 25% in più, che è un'ottima cosa. Il Dreambot Z10 Pro non è solo aspirazione, ma è anche in grado di lavare i pavimenti, ha un piccolo serbatoio da 150 ml che può essere installato all'occorrenza, incorpora un'elettrovalvola, quindi potremo decidere la quantità di acqua che passeremo al panno, lo possiamo decidere tramite l'app, possiamo anche decidere delle no wash zone, delle zone quindi dove non si debba lavare il pavimento, immaginate nel caso di tappeti. Inoltre quando ritorna alla base si interrompe il flusso dell'acqua e non ha quei problemi che avevano i serbatoi a sgocciolamento. 150 ml non sono tantissimi, sono in effetti di meno di quelli che troviamo nell'L10 Pro, probabilmente è stato necessario ridurre il serbatoio per fare spazio al sistema di autosvuotamento, comunque sono sufficienti per un utilizzo medio. L'importante è che quando non avete grandi aspettative per il lavaggio, questo vale per tutti i robot che lavano i pavimenti, fondamentalmente è un panno che viene trainato durante l'aspirazione, quindi va bene per rinfrescare il pavimento, per la pulizia quotidiana, non va bene nel caso ovviamente di macchie difficili. Diamo un'occhiata anche all'ottima app, vi ricordo che Dreami è partner di Xiaomi, fa parte del suo ecosistema, quindi utilizza la sua app per la gestione della domotica, Xiaomi Home, che è disponibile sia per Android che per iPhone. La schermata principale si presenta così, con la mappa di casa suddivisa per camere, viene generata automaticamente dopo la prima pulizia. Abbiamo comunque l'opportunità di modificarla unendo stanze o suddividendola, nel caso avessimo una casa con una disposizione particolare, possiamo gestire fino a 5 mappe, e nel caso aveste più piani all'interno di casa possiamo impostare delle zone vietate, quindi zone dove il robottino non dovrà andare, o delle zone, delle no mop zone, delle zone dove invece non dovrà lavare. Abbiamo la possibilità di avviare la pulizia di tutta casa o comunque di selezionare delle camere specifiche e anche l'ordine di queste. Abbiamo la possibilità di scegliere la potenza di aspirazione al momento della pulizia, da silenzioso fino a turbo, io uso alta potenza che è abbastanza efficace e per nulla rumoroso, e possiamo scegliere anche la quantità di flusso di acqua invece da utilizzare per il mop. Tantissime le opzioni a disposizione per il dispositivo, la possibilità di attivare o disattivare la prevenzione degli ostacoli 3D, non ha senso disattivarla onestamente, possiamo scegliere ovviamente una suadente voce in italiano. Abbiamo la possibilità di disattivare o attivare le notifiche di eventuali eventi, per esempio se rimane bloccato da qualche parte, possiamo attivare o disabilitare il riconoscimento automatico dei tappeti, ma soprattutto possiamo sceglierne la sensibilità, che è una cosa che non avevo trovato su nessun altro robottino, ed è una cosa molto utile perché in effetti alcuni tappeti molto sottili non vengono di fatto riconosciuti da altri robottini. Abbiamo la possibilità di attivare la protezione ai bambini, dove fondamentalmente disattiva i pulsanti quando è a riposo. Attivare la modalità non disturbare, che praticamente disabilita l'autosvuotamento e la ripresa della pulizia, appunto perché supporta anche la ripresa della pulizia. Quando la batteria scende, mi sembra sotto il 30%, ritorna alla base, si ricarica fino al 70% e riparte. Non ricordo esattamente perché, dico la verità, la batteria da 5200 mAh è veramente grande e a me non è mai successo, pur avendo una casa molto grande. Possiamo anche attivare questa opzione che lui traduce con pulizia mocio, fondamentalmente ci permette di scegliere dopo quanti minuti tornare alla base per permetterci di pulire o cambiare il panno con cui stavamo lavando. Possiamo impostare alcune cose della pulizia, dello svuotamento automatico, ovvero la possibilità di svuotare non dopo ogni pulizia ma magari dopo 3 passaggi.
possiamo vedere la cronologia della nostra pulizia. Io, come vedete, ce l'ho da un mese, ce l'hanno mandato molto tempo fa e mi è piaciuto e l'ho continuato a usare tutto il mese. Possiamo controllare lo stato di usura degli accessori, è teorica, però vi aiuta un attimino ad avere un'idea di com'è la situazione. Abbiamo la possibilità di controllarlo con il joystick da remoto, anche questo è sempre molto utile. Possiamo impostare una pulizia programmata, per esempio tutte le mattine alle 10, quando sapete che siete in ufficio, il robot si avvia da solo per la pulizia. Una serie di altre impostazioni, tra quella più utile fondamentalmente la condivisione del dispositivo. Se avete vostra moglie, ecco, condividete con lei il robottino, di modo che entrambi, pur con due account diversi di Xiaomi, potete gestirlo alla stessa maniera. Ed eccoci alle consuete conclusioni. Lo Z10 Pro mi è piaciuto tantissimo, un robot che ha tantissimi pregi, grandissima potenza, 4000 Pascal, come vi dicevo, è qualcosa che non troverete su altri robot, grande batteria, 5200 mAh, è qualcosa che può soddisfare qualsiasi dimensione di qualsiasi casa, doppio sistema di navigazione, laser LiDAR e 3D ottico che permettono un'efficienza ai massimi livelli e un discreto risparmio in termini di tempo. Se poi a tutto questo ben di Dio aggiungiamo anche il sistema di autosvuotamento, dove Dream ha cercato di fare anche qualcosina in più degli altri grazie al sistema di anti-ostruzione e alla capienza extra large, siamo di fronte veramente a un prodotto eccellente, dove forse di non eccellente c'è solo il lavaggio dei pavimenti, ma questo è un discorso non specifico di questo robot, in verità vale per tutti quanti i prodotti. Il prezzo è ancora più incredibile, in questo momento in cui la Dream sta facendo una promozione per il lancio del prodotto è possibile acquistarlo a poco più di 400 euro, trovate in descrizione i dettagli dell'offerta, l'eventuale coupon e anche nel primo commento, un prezzo veramente ridicolo, sapete benissimo con questo prezzo ci prendete un robot senza autosvuotamento, ma neanche uno dei migliori di robot, non bastano 400 euro, quindi è assolutamente un'offerta da non farvi sfuggire, il prezzo sarà molto molto più alto finita la promozione. E vi consiglio assolutamente di approfittarne. Se vi è piaciuta la recensione, come al solito lasciate un bel like, mi fa un sacco piacere. Se non siete iscritti al canale, fatelo adesso attivando anche la campanellina per essere avvisati dei nuovi video. Seguiteci su Xiaomi Today, su Tech Today, sui nostri social network dove pubblichiamo tantissimi contenuti tutti i giorni. Per oggi è tutto da Simone, ci vediamo alla prossima recensione.